Allora, presentiamo queste due radiosveglie, che poi in realtà ne presentiamo una sola, perché quest'altra, questa Lasern RC8000, la presento soltanto per essere dannatamente buggata, e in quanto sì, ok, possiamo dire che funziona, ma guardate com'è ridotta questa cosa qui. Inoltre sono le 20 e 31, come c'è scritto qua, 20 e 30, come c'è scritto qua, e questa fa le 20 e 47, quindi c'è pure il clock sballato, quindi... Tra l'altro anche piuttosto rovinata questa qui, ma cestinerò. Comunque, e vediamo se riesco ad accenderla. Tutta ossidata, naturalmente. Sentite che casino fa. Quando... Diciamo che... Cerca di Un segnare il po'... controllo di rimessa. Ben accorto. Diciamo che un po' funzionerebbe anche, vedete che poi tra l'altro la lucina si spegne e si accende, insomma, è abbastanza incasinato. Questa sarebbe l'alarm set, funziona molto anche questo tasto, questo pure, guardate come, guardate che casino, insomma, questa qui la si prende e la si getta direttamente. Cioè, ovviamente ci sarà qualche cosa da recuperare, ma niente di che. Quindi la prendiamo, riesco. Ciao. Così, e poi facciamo così. E questo è sistemata. Passiamo quindi all'altra, che è questa Admiral Electronic Rock Radio, il cui modello è sconosciutissimo. Vi faccio vedere nel retro, prima cosa che è dotata anche, cosa che l'altra non ha, del backup per la batteria. Cioè che in realtà è a doppia batteria. Qui si vede che probabilmente c'è il ponte per far sì che il backup funzioni o non funzioni. Non ho indagato. Fatto sta che qui, se sapete, staccate la sveglia dalla corrente, eccetera, cosa che questa qui non si sogna neanche lontanamente di avere perché non si fa il problema, con questa qui, con la batteria, vi si mantiene sincronizzato l'orario e quindi non dovete andare a reinserirlo. Poi tra l'altro è anche piuttosto carina perché vedete... Cioè è un po' più alta in alto, cioè, rispetto alla base, non è neanche troppo brutta. Andrebbe pulita naturalmente, ma questo è un altro discorso. Qui sotto non si vedranno mai, ok, si vedono, abbiamo i tasti alarm set off, sleep e per l'avanzamento dell'ora, veloce o non veloce, io adesso naturalmente vi ho esposto l'ora per farvi vedere che comunque tutti... I diodi sono perfettamente funzionanti. Abbiamo anche questa manopola qui, che come vedete c'è scritto dimmer perché ci permette di aumentare, questo è il suo massimo, o diminuire la luminosità dei diodi. Però è un semplice potenziometro che regola la corrente. Tanto guardate, addirittura adesso dando un po' di corrente è ricomparso il pallino che si vede chissà da quanto tempo era spento. Dovrebbe comparire anche l'altro, però chi lo sa. Poi abbiamo radio AM/FM che adesso vi mostro. Qui davanti, qui sopra, non davanti, proprio sopra, su questa banda qui, che non ho capito se c'è una pellicolina sopra che non è mai stata tolta in tutta la vita, oppure c'era, probabilmente c'era ed è stata tolta dopo. Comunque abbiamo. Come controlli radio alarm, cioè cosa dobbiamo perché cosa cioè se per l'allarme deve scattare un buzz oppure vogliamo ascoltare la radio selettore AM/FM classico e qui abbiamo il selettore per accendere o spegnere la radio in auto naturalmente ci prende l'ora poi potenziamo tra il volume e sintonia se accendiamo la radio adesso devo. Ecco, devo purtroppo sintonizzarmi su qualcosa. Devo purtroppo sintonizzarmi su qualcosa che non ha copyright per ovvie ragioni. Comunque, questa è la radio. Come vedete, si illumina tutta la scala in modo piuttosto carino. Vi faccio vedere, così la spengo e così la accendo. Vedete, si illumina proprio tutta la scala. C'è ancora l'illuminazione funzionante. Il cursore naturalmente del cambio stazione funziona senza problemi.
tecniche di certi artisti. Qui, cose fatte oltretutto, davvero non suona neanche troppo molto, male. Molto professionale, molto circostanziata, piena di notizie interessanti, molto ben fatta anche dal punto di vista estetico. Credo che sia fatto. Andiamo in onde medie. Qui c'è la levetta che è ancora un po' ossidata. Formal gobierno. Partido Popular que su principal tarea ahora mismo es unirse. Comunque, come vedete, funziona relativamente bene. Se la metti in auto ovviamente si spegne perché la sveglia non so a cosa sia impostata. E niente, non sono serie di queste radiosveglie, so soltanto che è un Admiral. Il cavo dell'antenna probabilmente è stato un po' tranciato, peccato. Però sì, questa qui sicuramente la terrò perché non è per niente male. Qui abbiamo un minimo di dati, 8808, 500, 1605, classico, 50 Hz, 10 Watt. Quindi comunque un modello italiano, anche se sappiamo che l'Admiral è piuttosto famosa in America. E che dire, niente, questa è la radio sveglia e al prossimo video.